Quindi oggi ci passiamo alla meta, nei confronti di tutti gli esseri. We start the recording. Yes, grazie. Mi dici quando smettere poi, eh? So, up until now, of course, we've been cultivating metta for singular individuals. Fino ad oggi abbiamo coltivato la metta nei confronti di singole persone. And today we make the leap into all beings, which is quite a shift. Oggi facciamo il salto verso tutti gli esseri ed è veramente un salto di qualità, un cambiamento forte. And here in Burma, there isn't any guidance offered usually for how to make this leap. It's just, oh, now radiate metta for all beings. In Birmania, dove mi trovo, non c'è nessun tipo di indicazioni rispetto a come praticare verso tutti gli esseri. Semplicemente ci viene detto, beh, adesso pratichi metta verso tutti gli esseri. So I'm going to fill in a little bit with some possible ways to expand the field of metta to include everybody, from including only one to including many. E invece io integrerò un po' le indicazioni in modo da facilitare questa espansione, questo passaggio dalla singola persona che comunque viene inclusa, man mano a sempre più essere fino a includere tutti quanti gli esseri. So one way that I think most of you are familiar with is to start with yourself and then gradually expanding the field of metta to include people in the room, people in your house, people in your town, your general area, the country, the continent, the world, all beings in all realms, in all directions, just gradually opening the radiation to more and more and more beings. Una modalità con cui molti di voi siete già familiari, anche già conoscete, è quella di partire da se stessa e poi a poco espandere il campo della metta, prima le persone nella stessa stanza, poi nella stessa casa, nello stesso edificio, stesso quartiere, stessa città, stessa regione, stesso paese, continente, il mondo e via via a tutti gli esseri in tutte le direzioni possibili. And I think most of you have probably experienced this either on a metta retreat. I know many of you experienced it on the metta retreats that I know you from. But also in Vipassana retreats sometimes you get this instruction. E so che molti di voi hanno già praticato in questo modo nei ritiri che avete già fatto, ma è comunque una modalità che viene consigliata e indicata anche nella Vipassana. Today what I'll share in the instructions is a different way of expansion. And that's expansion by way of direction. Quello che condividerò con voi oggi è una diversa modalità di espandersi ed è attraverso le diverse direzioni. So partly because many of you already know the first, offering the second as an alternative, that you get a feeling for what this is like. E questo perché, siccome molti di voi già conoscono la prima di modalità, vi offro questa seconda come possibile alternativa. These are the two main ways that are offered in the texts for how to expand the metta, the radiation of metta from one being to many. E questi sono proprio i due modi, le due modalità che vengono indicati nei testi rispetto a come espandere e allargare la metta da una persona a tutti gli esseri.
But even when you read some of the earliest texts, the texts that are thought to be the words of the Buddha, it is also quite, the instruction is not detailed. In realtà, quando andiamo poi a leggere i testi più antichi, quelli che si ritengono, comunichino le parole del Buddha stesso, in realtà le indicazioni non sono particolarmente dettagliate. In the Metta Sutta, the Buddha says, whatever living beings there may be, small, short, medium, seen, unseen, living near and far away, born or to be born, may all beings be at ease. And that's the only instruction. Can you say one after the other? Because it's quite... Yeah. Sorry. I'm not sold. So in the Metta Sutta, the Buddha says, whatever living beings there may be, Quindi nel Sutta della Metta il Buddha dà una serie di indicazioni sugli esseri, quindi qualunque siano gli esseri viventi, small, medium, medi, short, tall, bassi, alti, seen or unseen, visti o non visti, living near or far away, che vivano vicino a noi o che vivano lontano, born or to be born, nati o ancora da nascere, che devono ancora nascere, may all beings be at ease, che tutti gli esseri possano vivere in agio, con un senso di agio. Tutti, that's it. Il punto è proprio quello, tutti. Tutti gli esseri. So, one thing to take from this is that however you can expand, feel free to experiment. Quindi quello che possiamo trarre da questa indicazione è che qualunque sia il modo, cioè che voi in cui voi riusciate a espandere il campo della metta, fatelo secondo quello che è la vostra modalità più facile. So I'll offer the radiation by way of directions today. Quindi io vi offrirò l'espansione attraverso le direzioni. But feel free to play with this. Ma sentitevi liberi di giocare con questo. So, for example, one thing that I enjoy doing, just as metta play, is radiating metta to these same categories, but including not individual beings, but groups of beings, any sort of beings that fit that category. So, for example, benefactors. Instead of a single human benefactor, I think of, well, all devas or all, yeah, devas is the one that I frequently land on in this category. I take a group of beings that are beneficent and just take them all. Quindi un modo in cui, per esempio, a me piace giocare con questa possibilità di espansione prende in una stessa categoria, invece di rivolgere la metta verso un singolo individuo, rivolgo a un gruppo di individui della stessa categoria. Per esempio, mi trovo spesso a ritrovarmi a rivolgere la metta ai Deva. E quindi potrebbe essere qualunque altro gruppo di persone, diciamo un po' omogenee, che appartengono alla stessa categoria. Or I imagine all Dharma teachers that have inspired me or taught me, and you know, I gather them all in one room.
Oppure immagino tutti gli insegnanti di Dhamma che mi hanno gratificato con i loro insegnamenti, li metto tutti in una stanza e rivolgo la meta a loro. And then going through the categories, and this is where I often, for myself, as a metta play, I bring in non-human beings. So, for example, then the next category, the dear friend, I think, oh, all dogs, or all cats. È un altro modo di giocare con la metta, e questo per come lo faccio io. Se passo alla categoria successiva, quella della persona cara, mi rivolgo non a esseri umani, ma a esseri non umani. In questo caso, per esempio, potrebbero essere tutti i cani, oppure tutti i gatti. And then the neutral category, these beings that I don't have a feeling for one way or another. So it could be all fishes or something like this. All? Fishes. Ah. Fish. Ok. E quindi rispetto alla categoria in cui ci sono gli esseri che mi sono né particolarmente cari né l'opposto, posso rivolgermi a tutti i pesci, per esempio. And then, you know, the difficult beings, oh, those are much easier, all... Well, here in Burma, I think, oh, ants or slugs or some beings that we kind of go, ugh. Oppure quando mi rivolgo, quando passo alla categoria degli esseri difficili, sempre in questo non esseri umani, qui in Birmania è molto facile. Tutte le formiche, tutte le zanzare, slugs non mi viene in mente com'è in italiano, comunque tutti questi esseri che ci creano immediatamente un senso di ribrezzo, di repulsione, di difficoltà comunque. So if you have a garden and you have insects or other animals that are eating your garden, those would be, you know, all of those beings, those would be wonderful, difficult beings. Per esempio, se avete un giardino e ci sono degli insetti che vi mangiano i fiori o vi mangiano le piante, questi sono perfetti esempi di esseri a cui rivolgere la metta, di esseri difficili. So if you play with the categories like this, by the time you get to all beings, you've already included many non-human beings, and then you can just go, well, all of them. Quindi se avete già giocato nelle categorie in questo modo, quindi includendo anche non gli esseri umani, vi ritrovate quando giocate, quando vi ritrovate all'espansione a tutti gli esseri, ad avere già incluso anche questi altri gruppi di esseri. The other way of playing with this is a modification of what we will be doing in the sitting today, the directional radiation. And that's if you're going for a walk, just imagine there is a, like a beam of metta coming out and radiating metta to whoever is in front of you. Un altro modo, che può essere un modo per modificare la pratica in questo senso, è per esempio se state camminando, avete di fronte a voi, potete irradiare la metta proprio di fronte a voi come un raggio di luce che va ad abbracciare tutti gli esseri nella direzione frontale. Remembering that instruction from the Buddha, known and unknown, ricordando near and far away. Sorry, go ahead. Ricordando l'indicazione delle istruzioni del Buddha, conosciuti e non conosciuti, vicini e lontani. Living near and far away. Yes, vicini e lontani. Sì. Visti e non visti. So you don't have to know what these beings look like, know where they are, know anything about them. This is that quality of metta that just radiates and doesn't depend on the other being at all. Not dependent on their actions, their speech, or even that we be able to connect with them in a visual way. Il
Quindi questa è proprio la modalità per cui non c'è bisogno né di conoscere le persone verso i quali ci si rivolge, non si conosce neanche il loro aspetto fisico, le loro qualità, come si comportano. È proprio l'entrare in contatto con questa emanazione della metta indistinta rispetto alle persone a cui si rivolge, che non ha bisogno di un contenuto delle persone stesse per potersi manifestare. So if you, for example, go for a walk and you go out and you walk in one direction and then turn a corner and go 90 degrees in the other direction and turn another corner, if you go in a walk around a block, for example, you will be radiating metta in all the cardinal directions that way. Per esempio, se uscendo di casa camminate lungo il marciapiede e irradiate metta di fronte a voi, poi girate a 90 gradi nella strada accanto e irradiate metta in quella direzione, poi in quella che gira dietro la casa e poi di nuovo verso la vostra entrata, alla fine avreste intorno a quello che è il vostro palazzo, alla fine avrete rivolto metta in tutte le direzioni. So Sayadaw U'Indaka, the abbot here at Chenme Miang, often you see him, he's got his residence has a porch all the way around. And you'll see him walking around the porch. And same with the Dhamma Hall, you see, I do this too, you walk around completely around the porch. And when you ask him what he's doing, he says, oh, I'm just radiating metta, whoever is out there. And so he'll go in one direction, turn, go the other direction, turn, go the other direction. And in that way, cultivating metta for all beings. E quindi, Birmania, dove mi trovo io, intorno alla casa c'è un porticato che gira proprio tutto intorno. E vedo spesso l'abate Sayadaw U'Indaka che cammina girando intorno alla casa sotto questo porticato. E a volte gli chiedo, ma cosa stai facendo? E lui dice, io sto irradiando metta, e la fa proprio irradiandola davanti a sé, poi gira, la fa, e in questo modo, dice, irradio metta verso tutti gli esseri indiscriminatamente. Ed è una cosa che faccio anch'io. And that lack of preference is so important. Ed è, go ahead, Donatella, please. Questa mancanza di, questa assenza di una preferenza, di un'assenza di mancanza di preferenza è di estrema importanza. And in this category of all beings, we cannot connect with them in the same way as we connect with a single being, that we can imagine, we can visualize. In questa categoria non ci possiamo connettere con gli esseri come facevamo in precedenza, anche usando l'immaginazione, immaginando o vedendo quale poteva essere, quale può essere l'immagine, l'aspetto della persona verso cui la rivolgiamo. So even on this small planet Earth, there are millions upon millions of different biological species. Questa piccola terra ci sono milioni e milioni di specie biologiche diverse. And that's not considering the devas or any other, you know, celestial beings that might be there that we might not even know about. E questo senza neanche prendere in considerazione deva o tutta quella moltitudine di esseri celesti di cui non sappiamo nulla. So all beings is truly a multitude. And we can't intellectually grasp each of them. Tutti gli esseri, quindi, è davvero una moltitudine, e intellettualmente, a livello razionale, non siamo in grado di poter afferrare la loro infinità. So first don't try.
And second, don't worry if you can't, because you can't. You know, it just doesn't work that way. Quindi, prima di tutto, non provateci, non ci provate, e poi, se non ci riuscite, non preoccupatevi, perché è semplicemente impossibile farlo. Non funziona così. So when we radiate metta, either directionally or by way of expansion, when we start including the whole world, the mind will go to specific beings, like, oh, maybe those people in New Zealand that I know, or all the whales in the Southern Ocean, or the birds that are migrating, or all my friends in Europe, whatever it is, there will be beings that come to mind. Quindi quando vi ritrovate a irradiare la metta verso il mondo intero, potrebbe accadere che alla mente improvvisamente appaiano degli esseri specifici, per esempio le balene nell'oceano, piuttosto che gli uccelli che stanno migrando, i miei amici in Nuova Zelanda, le persone che conosco in Europa. Quindi questa è una cosa che può accadere. So allow that to happen, that's okay. Quindi lasciate pure che questo accada, non è un problema, va bene. But don't latch on to it either. Just let these thoughts arise and pass away and just keep radiating metta. Ma al tempo stesso non aggrappatevi a queste immagini che dovessero sorgere o pensieri. Lasciate che si manifestino e che poi scompaiono. Semplicemente continuate a irradiare metta. And then just the easiest way for me to imagine it is just imagine a beam of light coming from the heart and going in one direction. Just like a beam of light, you might see it like a lighthouse on a coast in the fog. You can see the beam going out as the light turns. E quello che è il modo che a me risulta più congeniale è quello di immaginare come se ci fosse proprio un raggio di luce, come che emana da me nella direzione in cui mi sto rivolgendo, come un fascio proprio di luce. Come immaginate per esempio un faro che ha quella luce che gira e che ruota e manda la sua fascia di luce in tutte le direzioni attraverso la sua rotazione. So that source of light doesn't know everything that the photons that go out will encounter. Quindi è una luce che non sa che cosa i propri fotoni andrà a incontrare nel suo percorso. And it doesn't send the light out. The light just goes out by itself. E non è che sta inviando la luce semplicemente emana spontaneamente. So in terms of the practice, just relax back, open the heart with this well-wishing to all beings in that direction. And radiate. And whatever that metta encounters, it will encounter. E da un punto di vista pratico, rispetto alla pratica stessa, rilassatevi prima di tutto, aprite il cuore e lasciate che la metta emani da voi. E non preoccupatevi di chi andrà poi ad incontrare. So I'll do a brief version of this meditation now. Through the day you can play with it by spending more time with each category. Adesso farò una breve meditazione guidata, una breve versione di questa meditazione e poi durante la giornata procedete ognuno secondo le proprie modalità e nelle diverse categorie. So each direction you can spend more time with each direction. Sorry? With each direction you can spend more time. Ah, per esempio potete passare, trascorrere più tempo in una direzione o più tempo in una direzione dopo l'altra. So
in this sitting, I'll only do north, south, east, west, above and below. In questa meditazione guidata farò nord, sud, est, ovest, in alto e in basso. But there are actually 10 directions because of the intermediate directions. There's north, northeast, east, and so on, and then above and below. E in realtà le direzioni sono 10 perché ci sono poi le direzioni intermedie, nord, nord-est, est, eccetera. Quindi complessivamente, so e poi spend... c'è l'alto e il basso. Quindi complessivamente diventano 10 direzioni. So you can spend an hour or almost an hour in a sitting, 5 minutes to the north, and then go around like a lighthouse, north, northeast, east, etc., above and below. 5 minutes each is about 50 minutes. Quindi potreste, per esempio, in una singola seduta, procedere dedicando 5 minuti a ogni direzione. Quindi cominciate, per esempio, dal nord, 5 minuti al nord, poi 5 minuti nord-est, poi procedere verso est e così facendo tutta la rotazione completa e poi in alto e in basso. E complessivamente diventano 50 minuti. And if you are directionally challenged, you can just go in front of me, behind me, to my right, to my left. E se questa idea delle direzioni poi deve, può diventare un problema, basta che vi rivolgiate davanti, dietro, a destra, a sinistra, in alto, in basso. So, exactly. So you can go around like that without needing to know where north is, if that's not something that's easy for you. E quindi potete procedere in questo modo senza che dobbiate verificare dov'è il nord e se questo appunto vi risulta più facile. And I'll do that now in 4 directions because we're all facing a different direction. So yeah, I just think it's easier instead of, you know, I can't say north is to your right. You know, because we're all facing a different direction. Well, I'll just go in front of you, yeah. To your right, behind you, to your left, above, below. Yeah. E adesso, siccome ovviamente siamo tutti rivolti in direzioni diverse, non posso darvi un'indicazione specifica che potrei fare invece se fossimo tutti nella stessa sala. Quindi semplificherò e dirò davanti, a destra, dietro, a sinistra, in alto e in basso. So let's all be metta lighthouses. Please get comfortable. Quindi siamo adesso, cominciamo a sistemarci come dei fari di metta. Sistemiamo la postura. Closing your eyes and taking just a moment to connect with the heart and with yourself sitting here. Chiudendo gli occhi e prendendoci qualche momento per entrare in contatto col nostro cuore e con noi stessi qui seduti. And when you're ready, when you feel this connection, beginning to radiate metta to all beings, using the same phrase that you used before, to all beings in front of you. E quando siete pronti, potete iniziare a irradiare la metta usando la stessa frase che avete usato fino ad ora a tutti gli esseri di fronte a voi. May all beings in front of me be well, happy and peaceful. E tutti gli esseri davanti a me, di fronte a me, possano essere felici, che possano stare bene, che possano essere in pace. And continuing like this, just easily and in a relaxed way, until I give you another instruction.
continuando in questo modo, con un senso di agio, di tranquillità e di rilassatezza con gli esseri di fronte a voi, finché io non vi darò poi l'istruzione successiva. And now letting that beam of metta swing around to your right and radiating loving kindness to all beings to your right, near, far, known, unknown, seen or unseen. May all beings to the right be well, happy and peaceful. Ed ora potete cominciare a girare il fascio di luce della vostra metta, girandolo poco a poco verso destra, che tutti gli esseri, visti, non visti, vicini, lontani, conosciuti, non conosciuti, che tutti gli esseri sulla destra possano essere in pace, possano essere felici, che possano stare bene.
And now letting that metta beam turn to all beings behind you. And continuing to radiate metta to all beings near and far in that direction. E ora potete girare, potete ruotare questo fascio di luce della metta, dietro, rivolgendolo dietro di voi, che tutti gli esseri vicini e lontani possano stare bene, possano essere felici, possano essere in pace. And now turning the metta to touch all beings on your left. E ora potete girare e ruotare il raggio della vostra metta, andando a toccare tutti gli esseri alla vostra sinistra. May all beings in that direction, near and far, be well, happy and peaceful. Tutti gli esseri in quella direzione, vicini e lontani, che tutti gli esseri possano stare bene, possano essere felici e in pace.
and now all beings above you. May all beings above us be well, happy and peaceful. E ora tutti gli esseri sopra di noi, che tutti gli esseri sopra di noi, sopra di me, possano essere felici e in pace, che tutti gli esseri possano stare bene. And now all beings below. E ora tutti gli esseri sotto di noi. Tutti gli esseri in basso. On the earth, in the earth, on the other side of the earth. And then out into space. Sulla terra, sotto la terra, dall'altra parte del mondo, e fino ad abbracciare tutto lo spazio. And now all beings everywhere
no matter where they are, no matter what realm they are in, may all beings in all realms and in all directions be well, happy and peaceful. Ed ora tutti gli esseri, in tutte le direzioni ovunque si trovino e anche in tutte le diverse dimensioni, qualunque esse siano, che tutti gli esseri possano stare bene, che tutti gli esseri possano essere felici, che tutti gli esseri possano essere in pace. When you're ready, coming to an end, opening your eyes, maintaining this, well, wishing for all beings as you do that. Quando siete pronti, potete aprire gli occhi, tornare alla presenza, qui e ora, mantenendo sempre questa connessione con l'augurio di benevolenza nei confronti di tutti gli esseri. So that's just the flavor of how to do that in a very short sitting. E questo è per darvi un assaggio di come può essere questa pratica messa, fatta in modo un po' accorciato in una seduta più breve del solito. So in your practice today you can take these four main directions or the eight cardinal directions and then above and below and spend a certain amount of time with each one. E nella vostra pratica di oggi potete scegliere di fare come abbiamo fatto adesso, le quattro direzioni e poi in alto e in basso, oppure anche i punti cardinali, gli otto punti cardinali in alto e in basso, rimanendo in ogni direzione per un certo periodo di tempo. Remembering you're radiating metta not only to beings on this earth, but out into the vastness of space. Ricordandovi che non state irradiando metta solo nei confronti verso gli esseri su questo pianeta, ma anche fino allo spazio infinito, fino ad abbracciare tutta l'infinità dello spazio esterno. So it's like there is this beam of metta and it's just going out and whatever, whoever it contacts, may those beings be well, happy and peaceful. È come se questo raggio di metta si indirizza, si rivolge verso l'esterno, andando a toccare, a raggiungere tutti gli esseri, ovunque essi si trovano, chiunque, comunque essi siano. And you don't need to know who they are. Senza che sia necessario che voi sappiate chi siano. The metta just goes out. It's just a wonderful, very
freeing practice. Semplicemente la metta si espande ed è una pratica davvero che è estremamente liberatoria. And then in your general activities, radiating either directionally, as I was describing, or whatever beings you encounter. If you go out for a walk or you have to go out for some reason, whatever beings you see, may you be well, may you be well, may you be well. And then, you know, just let that metta go out in front of you in a totally non-specific way. Quindi nelle vostre attività quotidiane potete rivolgere la metta, come abbiamo detto prima, davanti a voi, oppure semplicemente rivolgendola davanti a voi, oppure anche quando incontrate delle persone, rivolgendola direttamente a quelle persone, a ognuna delle persone che incontrate, che vedete, che tu possa stare bene, che anche tu possa stare bene e che anche tu possa stare bene, essere felice in pace. And really having fun with this. E anche divertendovi con questa pratica. I mean, one thing you can do, you know, because to radiate metta below, it's like, well, what's down there? You could even go online and find out what's on the other side of the planet from you, directly below you, but through the planet. I think from where you are, it's New Zealand. So may everybody in New Zealand be well, you know, and then continuing on out into space. Potreste, per esempio, se non sapete che cosa c'è sotto di voi, potreste andare su internet, vedere che cosa c'è dall'altra parte del pianeta. Credo che per voi in Italia dall'altra parte ci sia la Nuova Zelanda. Allora ecco, che tutti gli esseri viventi, che tutti gli esseri della nuova che si trovano in Nuova Zelanda, che possano stare bene, essere felici e in pace. And letting the heart be free to just radiate, no matter what. Lasciando che il cuore si senta proprio libero di irradiare comunque in qualunque maniera si senta di farlo. I love this. It's so much fun. Adoro questa pratica, è davvero molto molto divertente. And don't forget that this includes all beings, whether you like them or not, whether you approve of them or not. All beings whatsoever. So this includes the extra specially difficult people that you might not want to radiate metta to individually, but they're in there, so it includes them. Ricordatevi che questo modo di includere tutti gli esseri include anche tutti quegli esseri verso i quali non vorreste mai irradiare metta, quegli esseri proprio davvero super difficili. E in questa maniera, poiché non la irradiate in senso individualmente, comunque vengono compresi in questo raggio di luce che avvolge tutti quanti. It also includes anyone you have known who has died, because in Buddhist cosmology, unless you're completely free, you're reborn in some form or another somewhere. So if there's somebody that you've wanted to radiate metta to, but you can't because they've gone on, then they're included. Who knows where, but they're in there. E questo include anche in questa espansione che avvolge tutti gli esseri, anche quelli che non vedete, include anche gli esseri, le persone che magari sono decedute, che sono scomparse, verso i quali avreste avuto desiderio di rivolgere la metta. E poiché nella cosmologia buddista si ritiene che le persone si reincarnino, poiché la stiamo espandendo verso tutti gli esseri che esistono adesso, potrebbero trovarsi in qualsiasi luogo del mondo e quindi essere abbracciati anch'essi in questa espansione che coinvolge tutti. Okay.
So we have a little bit of time for one question, if anybody has any specific question about this practice and these instructions. Abbiamo un po' di tempo per una domanda, se c'è qualcuno che vuole porre una domanda rispetto a queste istruzioni di pratica. Yes, Iris, please. All these categories, I experience that stresses me. It makes too much trying in me. And because, can you translate? I'm sorry, but I didn't understand, actually. Oh, she says, it's causing a lot, she's trying really hard, it's causing her to try too hard. Yes? Is that? Yes, because of all the categories that I have to do and all the directions. And can I not make only, well, can I not only say all? And it means all. And I don't must think about what is all. Would this be enough, is my question. Sì, in realtà il fatto di, dover, di pensare a tutte le categorie in tutte le direzioni mi sta causando un senso di fatica, di stress. Non sarebbe sufficiente pensare di rivolgere la metta a tutti gli esseri per ogni direzione? Absolutely you can. Just may all beings be happy. O anche a tutti gli esseri in assoluto. Assolutamente sì, puoi anche semplicemente rivolgere la meta a tutti gli esseri, che tutti gli esseri possano essere felici. Yeah, for some people it's easier if there's, you know, a few and then a few more and then a few more and then gradually. But if you feel more comfortable just may all beings be well, happy and peaceful, by all means, please do that. Per alcune persone è più facile restringere il campo e quindi man mano rivolgersi a zone, luoghi o categorie diverse, ma se tu ti senti più a tuo agio con un'espansione nei confronti di tutti gli esseri, sentiti libera di farlo. And the same goes for anyone else. If this is too much action for you, you can just say may all beings be well, happy and peaceful and that's good enough. E questo vale anche per tutti gli altri, per chiunque si sentisse più a proprio agio, se chiunque sentisse che questo è un eccesso di attività, di azione, va benissimo se semplicemente sente di espandere la metta che tutti gli esseri possano stare bene, che tutti gli esseri possano essere felici e in pace. So I would like to end today this session with all of us together with the Metta chant. Quindi oggi vorrei concludere con questo, con il canto di Metta. So hopefully, hopefully the connection is maintained and it's a continuous chant. E speriamo che la connessione si mantenga, che sia fluisca in modo continuo. Oh, and one more thing to say, I'm just remembering. If you look at the translation of this chant, this is another way. There are many ways of expanding to all beings. But if you look at the translation, this takes different categories of beings also. So, you know. These kind. So you could follow that chant in your practice as well if you want to play with it. Un'altra cosa che volevo dire è che potreste guardare quella che è la traduzione di questo canto in cui vengono elencati tutta una serie di esseri. Quindi questo può essere un altro modo in cui potete praticare passando appunto da un essere all'altro partendo proprio da quelli elencati nel canto di Metta. Questa può essere un'altra modalità di pratica.
There are probably an infinite number of ways of expanding, so please feel free to play. Probabilmente c'è un numero infinito di possibilità, di modi per poter praticare questa espansione, quindi sentitevi liberi di giocarci. Sabe sata sabe pana sabe buta sabe pukala sabe atabawa hariha pana saba itiho sabe purisa sabe ariha Sabe anariha, sabe dewa, sabe manusa, sabe winnipatika, awera hontu, abhyapaja hontu, anika hontu. Sukhiyatanam pariharantu dukkhamuchantu yata lada sampatito mavigacchantu kasaka purati maya disaya Pachi maya disaya, uttaraya disaya, dakinaya disaya, purati maya anudisaya, pachi maya anudisaya, uttaraya anudisaya, Dakinaya anudisaya, heti maya disaya, upari maya disaya. Sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pukala, sabe atabawa. Pariyapana Saba itiho Sabe purisa Sabe ariha Sabe anariha Sabe dewa Sabe manusa Sabe winnipati Tika, awera hontu, abhyapaja hontu, anika hontu, sukhiyatanam pariharantu, dukkhamuchantu. Yata lada sampatito mavigacchantu kamasaka sadhu sadhu sadhu. Thank you for your practice, everybody. May you have a good day. Some of you I will see shortly in about 15 minutes. So Federica will put us in the breakout room. And so please go over there and then come back in 15 minutes.